Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. So già che avete letto dal titolo cosa andremo a fare, ma c'è molto di più. Ve lo spiegherò tutto durante il video, ma questo video è fighissimo. Come sapete, qualche video fa ho noleggiato una bella Ferrari Portofino da 600 cavalli per fare un po' di contenuti, ma soprattutto per fare una sorpresa ai miei genitori che hanno fatto la reazione alla macchina. È stato un sogno realizzato per loro, ma anche per me. Ci tengo particolarmente che vi dare quei video. Se vi siete persi, stanno sul canale. Probabilmente i video in cui prendo la macchina e quello in cui la faccio vedere ai miei genitori sono probabilmente i più emozionanti del canale, ma probabilmente molti di voi l'hanno già vista, però recuperatelo. Allora, intanto c'è veramente poco spazio. Stavo controllando se era tutto a posto per decappottarla. Direi che possiamo partire e farci un viaggio tutto con il vento tra i capelli. Probabilmente la chiuderò presto perché a 130 all'ora diventerà ingestibile. Allora, in questo video dobbiamo calcolare precisamente quanti soldi servono per fare i circa 580-590 km che ci sono da Roma a Milano. In questo momento mi trovo in zona Trionfale, quindi sono abbastanza a nord di Roma. Da qui l'autostrada non è molto lontana, quindi prendo e parto direttamente. Come vedete c'è la modalità Comfort, Sport e senza controlli di trazione, ma questa non la usiamo. E come vedete abbiamo perso circa 4 tacchette, anche se prima me ne contava 5 perse. E ora siamo qui al benzinaio, mettiamo la benzina e vediamo un pochino quanto ci costa. Faccio il pieno, durante il viaggio vi farò vedere più o meno tutto e capiremo precisamente quanto spenderemo per arrivare a Milano. Iniziamo. E io non so dove apre la benzina. Cioè vado lì, faccio una figura di merda assurda. È a destra o a sinistra? È qua. Si apre da solo? No, non si apre da solo. Che cazzo si apre sto coso? Da quello che vado lei dico, scusa, come si mette benzina? Quello pensa che l'ho rubata. Forse è qua. No. Boh, adesso è più facile, raga. No, non c'è niente. Qua, là. M1, M2, M3. Partiamo malissimo, raga, partiamo veramente male. Aspetta, un'idea. Accendi vano benzina. Scusa? Accendi benzina. Apri vano benzina. No, non l'ha aperto. Pulsante M, posto alla sinistra del pavimento autopilota. Tasto M. Non è successo niente. M2. M2 mi sposta avanti e mi abbassa il sedile. M3 mi porta indietro invece. Sto alla disperazione. Ragazzi, l'ho trovato, ve lo giuro che io non metto benzina da veramente mesi, mesi e mesi. Però di solito c'ho il tastino. Sono venuto qua prima, ho premuto qua e non faceva niente. Poi ho fatto così. Vaffanculo. Che poverata, raga, vado al self perché costa di meno del servito. Però secondo me 23 centesimi di servito sono un po' troppi. Andiamo a mettere benzina. Come si fa questa cosa arcaica? La benzina in questo momento sta a 1,56 al litro. Io non so fare benzina, raga, c'ho la macchina elettrica. 68,88 euro. Ok ragazzi, ci siamo, stiamo partendo. Qui mi dice che per arrivare alla stazione centrale ci sono 580 km. Abbiamo il pieno, quindi ogni 200 km circa ci fermeremo, rifaremo benzina, lo faremo 3 volte e vedremo ogni volta quanto avremo speso per i 200 km che abbiamo fatto, in base a come andrà il piede, se andiamo un po' più veloci, un po' più lenti. Vediamo, ci facciamo 200 km in sport e 200 km in comfort. Iniziamo con i 200 in comfort e vediamo quanto consumiamo. Qua mi va pure male che siamo nella zona di Roma con più buche, però è bello prendere aria. Questo caldo, oggi fanno 23 gradi. 23 gradi, è arrivata l'estate, il primo giorno di caldo, ragazzi. Sai che se voglio andare in decappottata mi devo prendere occhiali da sole, raga. Alla prima fermata, ragazzi, al primo coso di stop chiudo, perché è possibile, sta volando tutto in macchina. No, lo scontro della benzina, no. Entra troppo vento, secondo me non sentire nulla. Cioè a 100 all'ora c'è un casino boia. C'è la prima stazione di servizio, mi fermo istantaneamente io. Prima stazione di servizio dopo 4 km. Non si può andare in autostrada con la capote aperta, raga. Così la luce della macchina è stata dimezzata. Forse anche meno che dimezzata. Ok. Abbiamo anche i viveri per il viaggio. Ho un po' di acqua che ho rubato in hotel. In più i miei classici viveri per i viaggi: biscotto proteico, brownie proteico e barretta vegana proteica al cioccolato e cocco, che ormai ho rivalutato. A me piace. Cioè non posso dire niente, a me piace. Comunque non so se lo sapete, ma Bulk ha ricominciato a spingere forte. Stanno mettendo nuovi prodotti proteici, nuovissime cose. Non vedo l'ora di tornare a casa perché mi è arrivato un pacco, quindi c'è un botto di roba da farvi vedere. Ma la vedete su Instagram, quindi seguitemi. In più adesso in questo momento ci sono gli sconti, quindi se volete andare qua sotto nel link in descrizione potete acquistare i nuovi prodotti di Bulk. E in più, sapete che sono l'ambassador più anziano di Bulk? Cioè sono quello che spamma Bulk da più tempo. Figo. E si riparte. Ok, siamo arrivati al primo pedaggio. Dovrei spendere intorno ai 40 euro. Il biglietto è sempre con Prialo, capra, perché se no non ti affiancate. Avemus biglietto. Devo dire che ho già fatto qualche chilometro. Il comfort non è lo stesso della Tesla, proprio l'ambientazione. Poi il fatto che non c'è il pilota automatico comunque mette anche il suo carico. Però c'è da dire una cosa che non ho già detto: la Ferrari quando è in automatico, in comfort, ti porta quasi subito in quinta, sesta, settima marcia.
in modo da risparmiare poi il più possibile sulla benzina, quasi fosse una modalità eco. Devo dire che schiacciando poco il pedale va veramente veramente forte, cioè non ti accorgi, clicchi, arrivi a 140, anche se c'è un modo per capire se stai schiacciando o no. Appena schiacci un po' di più parte subito il rombo e quindi te ne accorgi. Allora ragazzi, ho appena fatto più di 100 km, siamo addirittura d'arrivo dei 200 km, i primi 200 km. Cioè, da dire che la macchina è veramente difficile tenerla sotto i 140, ragazzi, è veramente difficile. Devo dire che anche essendo una sportiva mantiene un bel lato comodo. Ragazzi, ci siamo passati 200 km precisi e siamo al primo pit stop, area servizio Badia Alpino Est. Ci siamo, è arrivato il momento di mettere di nuovo benzina. Quanto mi costeranno questi primi 200 km? 1,67, 8 centesimi in più, niente di che. Allora, questa pompa non so riuscire a capire se è piena oppure no, ma ipoteticamente dovremmo aver speso 40 euro. Secondo me un altro po' entrava, però scattava, non me la faceva mettere, quindi penso sia piena. Quindi ufficialmente possiamo mettere in questo budget i primi 200 km 40 euro. E sto andando molto piano, cioè mi sono tenuto veramente basso sul pedale e ora vedremo in sport cosa cambierà. Pulita, possiamo andare. Rientriamo in autostrada e si mette modalità sport e cambia il suono. Cambia il suono, ragazzi. E ora quello che andrò a fare, dopo aver speso 40 euro per il primo pieno, è andare un po' più forte, spingere un po' di più quando si pone, i sorpassi e tutto quanto, andare col piede un po' più pesante, si dice, no? Sentite come è cambiato il sound appena ho messo sport. E ce la godiamo anche bene, giornata di sole, minchia, il primo moscerino. Ho ammazzato il primo moscerino là. Avevo appena pulito il vetro. Ragazzi, dopo aver fatto già un quarto d'ora, 20 minuti di guida in sport, posso dirvi che è tutta un'altra cosa. Devi premere ancora meno il pedale, se no arrivi troppo veloce. Si sente tanto il sound, è proprio invasivo. Quando guido di solito mangio sempre, perché se no mi annoio, perdo la concentrazione. Qualsiasi cosa succede in vita mia, mangio qualcosa. Ragazzi, ora vi dilezierò con quello che faccio sempre in macchina. Quanto è bella Milano sotto il cielo blu, a Roma è bella mi manca, adesso torno giù, prendo quel che mi spetta e non ci penso più, ora sono qua in alto e mi hai dipinto il cuore di nero. Allora, voi dovete sapere che io ritengo che le persone più felici al mondo siano quelle che cantano sempre in macchina. Io anche senza musica riesco a cantare, se qualcuno sta in macchina con me lo faccio cantare. È la mia fissa più grande cantare in macchina. Facciamo un piccolo test per farvi sentire il sound. Apri i finestrini, metto manuale. Volevo far sentire il sound in galleria, ma secondo me con tutto sto vento avete sentito un c***o. Ragazzi, voglio farvi vedere una cosa. Diverto un po' con le marce, metto manuale, così mi sento di più il sound anche se sto bello lento. Guardate, partiamo dalla terza a 80. Oh. Ma cazzo, arrivo subito. Rallento di nuovo per divertirmi un po'. Così sprechi un botto di benzina. Il manuale, se fai sali giri. Ok, vediamo un po'. Come fa a passare la mortaggi qua? Che bel sound con le marce, raga. Però tra poco avremo il momento della verità. Circa 40 km ci dobbiamo fermare per fare il nuovo rifornimento. Incredibile ma vero, abbiamo trovato un altro autogrill esattamente a 200 km dall'altro. Oddio, non ce la facevo più. Vediamo quanto costa qui la benzina. 1,65. Meno che allo scorso autogrill. 49,77. Quindi alla fine non bevi così tanta benzina, eh? Sono stupito. A quanto pare consuma molto meno di quello che la gente si possa aspettare. Ed era proprio il senso di questo video. Far vedere quanto effettivamente consumasse una Ferrari Portofino. Posso dirvi un altro lato positivo di questa macchina in confronto alla Tesla? È che quando sei sulla corsia di sinistra, cioè la gente si sposta, perché ti sente arrivare, si sposta subito, ti vede il rosso. Con la Tesla devi lampeggiare, devi suonare, se non ti sentono. C'è una nostra amica, McLaren 720 questa? Non lo so. Secondo me lui non l'ha affittata. Se arriviamo a 200.000 like,
prendo anche una McLaren. Prendo il 720. Ho deciso, McLaren 720 per una settimana. Uè Emanuele, senti, sto arrivando con la Ferrari. Mi serve un favore enorme. Libera il garage. Ragazzi, è arrivato quel momento molto brutto. Per pedaggio, devo pagare pedaggio. 41,90. Ricordavo 44. Bentornato a Milano, bentornato anche al traffico milanese, ragazzi. Ora trovo un punto in cui fare benzina e vediamo quanto abbiamo speso, ma secondo me meno di 20 euro. Ciao, il pieno, grazie. Ho trovato un benzinaio che è solo servito e sta a 1,60 al litro. Vediamo quanto abbiamo fatto. Quant'è? 27,50. Perfetto, pago qui? Osama, indovina quanto ho speso per tutto il viaggio Roma-Milano? 500 euro. Quanto? Almeno 500 euro. 500 euro di benzina? È Roma-Milano con la Ferrari, 620 cavalli, che ne so. No, alla fine ho speso 117 euro. È pochissimo. È poco. Siamo arrivati ufficialmente a destinazione. Come immaginavo, ho fatto un giro di chiamate. Tutti hanno detto che si aspettavano molto di più. Tutti, dal primo all'ultimo. Giusto uno si è avvicinato dicendo 150. Tutti gli altri hanno sparato altissimo, sopra i 200, 300, 400. Quindi posso dire che Roma-Milano 117 euro, più 40 di pedaggio. 160 euro, siamo arrivati a destinazione. Piccola cosa che voglio aggiungere prima di chiudere il video. È molto più comoda la Tesla. Cioè, sarà che la Tesla è proprio fatta per essere comoda. Però la seduta e tutto quanto è veramente più comoda. Ovviamente questa macchina non è fatta per i lunghi viaggi. Pure tu, Giova, che domande le fai? Posso dire ufficialmente, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like. Io spero vi sia piaciuto, che vi abbia detto qualcosa che non sapevate, che vi abbia intrattenuto. Se non l'avete ancora fatto, io vi chiedo di iscrivervi al canale e accendere la campanellina, che siamo quasi a 1 milione. E niente, ci vediamo al prossimo video. Grazie dell'attenzione. Ciao.